Salve a tutti, per questa nuova puntata di New Worlds, la videoarte italiana che racconta la periferia, lo spazio urbano, le architetture. E siamo con The Orso de là, che è un collettivo che è molto mi interessa molto per quanto riguarda soprattutto la capacità di raccontare lo spazio e la relazione del corpo con lo spazio, perché c'è dentro una componente importante di danza e direi anche di videodanza. Con Elisa abbiamo creato De Ora de là circa 10 anni fa ormai, mescolando le nostre competenze di base. Io mi occupo soprattutto di lavoro sull'immagine, sul video. Con Elisa ci siamo incontrati in teatro perché lei ha lavorato tanti anni come performer, attrice e danzatrice coreografa. Quindi più o meno dal 2010, con base a Roma, soprattutto inizialmente, abbiamo scelto di intrecciare i nostri linguaggi. E poi di progetto in progetto l'esito di questi lavori è diventato o un lavoro performativo da presentare dal vivo, oppure qualcosa più vicino alla videoarte, al cinema di ricerca, o comunque qualcosa in mezzo in cui il video, ad esempio, è presente anche durante le performance dal vivo. O comunque tutto un aspetto di ricerca sulla parola e sul corpo è presente anche nei lavori video. Sì, esatto, c'è questa duplicità del video che è sempre presente sia come parte del filmico, del paesaggio scenico che filmate o in cui performate, oppure è il mezzo attraverso cui poi viene registrato, viene diffusa e prodotta l'opera. Elisa, ci vuoi dire qualcosa tu rispetto anche a questo rapporto Sì. della danza con il video? Sì, devo dire che quando ho incontrato Salvatore, insomma, questa proposta, questo approccio di lavorare con il video, per me ha cambiato completamente l'approccio al lavoro performativo, proprio alla concezione del corpo, dell'immagine del corpo, alla possibilità, le innumerevoli possibilità di smontare, rimontare il paesaggio del corpo in relazione al paesaggio circostante, quindi per me è stata proprio una svolta molto, diciamo, sì, importante e che ancora continua perché continuo a scoprire possibilità, potenzialità e quindi sì, sicuramente siamo sempre lì che mescoliamo cose, siamo sempre lì un po' al limite dei linguaggi tra l'uno e l'altro e questa cosa mi interessa sempre molto. Allora, vediamo adesso questo primo video che si chiama Landline. Spiegateci un po', anticipateci un po' questo lavoro. Sì, questo lavoro è nato su invito di un duo di musicisti romani, si chiamano Socialize, un cantante che suona anche il sax, fa anche il pittore, si chiama Ryan Springduli, e Pietro Mammone che è un bassista, e in questo duo compone insieme a Ryan i pezzi. Ed è un lavoro che è nato a febbraio del 2020, quindi come ultima occasione per illustrare la città a Roma. Eravamo a Roma prima delle limitazioni che sono nate appena dopo. Quindi, Pazzesco. sì, quindi può essere, almeno per noi, è l'ultima testimonianza montata di un'esplorazione della città priva di Restrizioni. restrizioni legate sia al distanziamento e a tutto quello che ne è seguito. Voi avete fatto qualcosa durante la pandemia, magari poi ce lo raccontate, però siete riusciti a creare qualche, magari ecco, a dare una vostra versione, una riflessione su questo momento che stiamo vivendo? Abbiamo, almeno in parte, abbiamo sfruttato l'eccesso in qualche modo di tempo a disposizione per rivedere molto del materiale che avevamo archiviato negli anni precedenti e che era rimasto lì un po' dormiente. Sì, abbiamo iniziato qualcosa, cioè abbiamo qualche frammento di video, fotografie, un po' in forma di diario, ma anche proprio in forma di sfogo. Quindi sì, un po' di materiale ce l'abbiamo.
ancora un po' da sistemare, devo dire. Adesso poi ne parliamo dopo, magari non so se voi, padre, questa è una domanda che mi è venuta in mente adesso, ma se volete magari farci vedere anche condividendo lo schermo qualcosa di questo materiale poi che è extra rispetto a quello che avevamo previsto, mi farebbe molto piacere. Adesso comunque vediamo Landline. Double down, sunshine, super town, fine line, all around mankind, Newfoundland line. Double down, sunshine, super town, fine line, all around mankind, Newfoundland line. Double down, sunshine, super town, fine line, all around mankind, Newfoundland line. Bucket, fuck it, big city shit, city smaller, taller. Water, grass, love, rain, villa, killer, step, reach, bus lane, ground, reach, garden, little dip, reach, trip, 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 trip. Trip. Sunshine, super town, fine line, all around mankind, Newfoundland line, bucket, big kid, big, smaller, taller, city shit. Autographs, love, rain, villa, killer, step, reach, bus lane, ground, reach, caught a little drip, reach, drip, 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 drip. Double down, sunshine, super town, fine line, all around mankind, Newfoundland line. Double down, sunshine, super town, fine line, all around mankind, Newfoundland line, bucket, fuck it, big hit, smaller, taller, city shit. Order grass, love, rain, villa, killer, step, reach, bus lane, ground, reach, garden, later, drip, reach, drip, trip, trip. Sunshine, super town, fine line, all around mankind, Newfoundland line, drip, 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 drip. Allora, questo video a me mi è piaciuto tantissimo per diversi motivi. Uno perché è montato da Dio e questo è fondamentale quando fai un video, perché non è solamente segui il gesto di danza, segui un'atmosfera, non segui l'azione solamente. Questo è interessantissimo e chiaramente anche in sync con la musica, vabbè, questo va da sé. Ma la cosa che mi è più piaciuta è la relazione del corpo di Elisa con lo spazio in maniera totalmente integrata e quasi anche, diciamo, quasi, come dire, in punta di piedi, come dire, ti integri, ti inserisci nello spazio in maniera assolutamente, garbata, assolutamente, come se fossi lì da sempre, se stessi lì veramente da sempre, tutti i giorni lì a danzare, ad arrampicarti, a metterti appunto sotto un graffito e quindi interpretarne anche quindi, il messaggio, quindi, o anche interpretarlo in maniera conflittuale. Quindi
La cosa che mi piace moltissimo è questa danza non danza tua, che però in qualche modo fai danzare quello che c'è intorno. Sì, infatti rivedendolo anch'io ho avuto questa sensazione di essere completamente inserita, integrata in quel paesaggio lì, appunto Torpignattara, quindi molto popolare, molto semplice di tutti i giorni, quindi la mortadella, la pianta. E devo dire che all'inizio mi sentivo un po' scomoda perché pensando al videoclip, l'idea un po', sai, del corpo femminile che danza su una musica abbastanza ritmata, ho detto no, non è cosa per me perché di solito sono molto magari in sottrazione, invece poi l'ambiente, lo spazio urbano che è il mio spazio perché si parla proprio delle zone che attraversiamo tutti i giorni, che sono qui sotto casa, mi ha aiutato tantissimo a smussare appunto questa magari paura iniziale e mi sono completamente, sì, ho trovato il mio modo per stare in questa cosa. E come dici tu, è una danza in punta di piedi, cioè è accennata, non è una cosa costruita, è qualcosa che si integra lì per lì, e è tangente a quello che accade, alla signora col passeggino e poi scompare, sparisce. Sì, è estremamente contemporaneo. Quando parli di contemporaneo, la contemporaneità è una sensazione. Cioè, vedi una cosa e sai che è contemporanea, cioè, e una cosa non lo è. Perché in quel modo anche di messo, ma di dare delle direttrici con il corpo e quindi anche riprendendo un po' le dimensioni, le direttrici dello spazio, tu fai danzare tutto, fai danzare il fotogramma. È una cosa molto bella e molto forte, anche proprio in questa estrema passività, apparente, appunto, apparente fare di meno di quello che si potrebbe fare. E chiaramente questo poi è anche molto aiutato dal montaggio di Salvatore, che presumo l'abbia fatto tu, Salvatore, il montaggio del video. Sì, abbiamo cercato comunque di mantenere un ritmo serrato e legato all'attraversamento di questi spazi e giocando anche un po' con l'ironia Certo. sì, e servendoci in qualche modo sia della luce come fonte drammaturgica che modella comunque l'immagine e delle architetture degli spazi che abbiamo scelto insieme, in cui sì, il corpo di Elisa è in continuo dialogo, entra dentro questo quadro e fa vivere diversamente diciamo, quel paesaggio che altrimenti sarebbe magari più freddo e muto. Elisa, quando tu hai detto che il tuo approccio con la danza è cambiato quando hai cominciato a relazionarti con il video, che cosa intendi esattamente? Ma allora è accaduto un po' di anni fa, però sicuramente è come se avessi percepito una sorta di immediatezza e possibilità di ragionare a posteriori sulle cose. Cioè, è anche la grande opportunità di proprio cogliere il momento, no? Hai un'intuizione, sai che c'è quello spazio che ti interessa, vai, fai le riprese e poi dopo il senso si costruisce in fase di montaggio. Per me questa è una grande ricchezza perché spesso non siamo sempre lì presenti con la mente e col corpo, ci siamo con un pezzo e c'è bisogno di recuperarlo dopo. E questo il video lo fa, cioè ti aiuta a farlo. Quindi. Certo. E tu, Salvatore, quando hai dovuto anche in qualche modo affrontare il tema della danza, quali difficoltà hai avuto? In questo caso la danza è inserita quasi sempre, perché tutti i video che ho visto, che sono tantissimi, è sempre una relazione tra il corpo e lo spazio urbano, direi. Sì, per me la cosa interessante è appunto che dei corpi che magari non si presentano nella loro quotidianità a livello di postura o di gestualità, questi corpi possono innescare in qualche modo un'attenzione diversa al contesto, all'ambiente, al paesaggio. Quindi mi interessano i corpi, sì, nella loro capacità di risvegliare uno sguardo diverso di quello che altrimenti magari lasci passare come un paesaggio, ma che hai già visto tante volte, di cui non hai niente di cui più interessarti, ma in realtà il corpo innesca una nuova attenzione.
Assolutamente, diventa quasi un puntatore, no? Un raggio che mette in evidenza delle cose, Sì. proprio perché ti indirizza, ti indica, il corpo indica, è un indice che ti dà delle direzioni. Senti, vediamo un altro video. Cioè, in questo caso invece hai caduti con l'aria a picco. Ci spiegate, ci anticipate un po' questo video? Sì, questo è un frammento di un lavoro molto ampio nato nel 2019 a San Donà di Piave, che è una città tra Venezia e Treviso. Siamo stati lì in più periodi per una lunga residenza artistica legata proprio alla rigenerazione degli spazi urbani, con diverse modalità, cioè intervistando gli abitanti, ma anche e soprattutto attraversando la città, che è una città piccola città che ha il problema di aver perso un po' il proprio centro, perché sia le attività commerciali che un po' le attività culturali si sono spostate o nelle periferie, cioè centri commerciali, outlet, oppure chi ha interessi di carattere culturale se ne va a Venezia o altrove. Quindi noi abbiamo cercato in qualche modo di capire quali simboli siano rimasti nella città, coinvolgendo persone molto diverse. Tra questi simboli, poi l'elemento identitario che rimane molto forte in questa città è il legame con la Prima Guerra Mondiale, perché la città è sulle rive del Chiaro. Piave. E continuano ad esserci una serie di celebrazioni nel corso dell'anno che ricordano il sacrificio di molti militari italiani su quello che era il confine durante la Prima Guerra Mondiale con l'Austria. Ai caduti, perché tra questi simboli c'è una statua dedicata ai bersaglieri, come quella che c'è a Roma a Porta Pia, che è un simbolo forte di richiamo e di appartenenza. Con Elisa abbiamo cercato di spostare leggermente questo elemento per intanto dedicare attenzione ad un'area periferica della città, che è un parco di recente costruzione che abbiamo scoperto nelle nostre passeggiate. E poi sì, per ripensare anche questo attaccamento così forte che continua ad esserci nella città rispetto comunque A quel tipo di ad una tradizione, tradizione. pensiero. Quindi. Sì, è stato un po' un gioco, no? Spostare quell'immagine così forte all'ingresso della cittadina e metterla in un parco di periferia, e poi una donna che diciamo interpreta o raffigura l'eroe maschile Certo. muscolare, quindi totalmente una trasposizione di questo tipo, ecco. Ma sapete qual è il problema? Perché non si conoscono queste cose. Noi qui siamo a rischio tutti i giorni di morire annegati tutti o che venga fuori qualcosa. Perché? Per colpa delle nutrie che sono state liberate dai centri, dagli animalisti, ma fanno fuori, che sono fuori da una parte all'altra del Piave, ma ce ne saranno 500.000 fuori. E fino all'anno scorso era proibito ammazzarle. Fanno dei buchi così e delle tane fuori, dentro e fuori dall'argine. Giorgio Manganelli diceva, parlava di questa catalevitazione discendentiva, no? Cioè, c'è un'idea di comunque di
di smottamento, di un paludamento, no? Noi mentre parliamo stiamo a 1,78 m sotto il livello del mare, qui in questo luogo, perché cioè, mia nonna andava messa in barca, noi siamo qua, tra l'altro siamo anche lì, abbiamo anche un'indole diversa da quella contadina, siamo anche uomini di palude, palafittari saremo. Le lumache. Noi facciamo tanto rumore come le rane e i rospi in amore, rospi, no? Sì. Facciamo tanta confusione per poi non concludere niente, quindi c'è tanta passione perché il Veneto, cioè la gente veneta ce l'avete tutta, no? Sì. Cioè direi delle rovine che vanno in rovina. Non ha delle rovine moderne che vanno in rovina. Oggi portiamo avanti i valori dei bersaglieri di quel tempo, lo portiamo avanti con le nostre musiche che sono fedelmente ricostituiscono le musiche originali. I nostri ragazzi, sebbene non abbiano fatto il servizio militare, imparano da quelli più anziani, ma in ogni caso dai nostri valori, imparano cosa vuol dire essere bersagliere, quali sono i valori che contraddistinguono il bersagliere, cosa significa ancora oggi nel 2019, quasi 2020, riconoscere quel senso di patria, di amor di patria, di amor del tricolore. Noi ne andiamo fieri perché sappiamo che sono valori che, ahimè, spesso si perdono, si stanno perdendo nelle nostre comunità. Di differenti ideali, di differente sensibilità, e tutti si capivano. Perché erano uomini vivi, che lottavano contro la morte, e perciò parlavano la stessa lingua, e stessi erano i bisogni, stessa la paura, stessa la tremenda volontà di sopravvivere. Poi permettetemi anche di ricordare il nostro monumento al bersagliere, che anche se non si trova in territorio sandonatese, ma è la prima cosa che si vede quando si giunge a San Donà, perché è proprio vicino al Ponte della Vittoria. Ne andiamo fieri perché spesso quando dobbiamo dare qualche indicazione, diamo l'indicazione appunto dicendo segui il monumento al bersagliere e sarai arrivato a San Donà di Piave. Thank you.
Bellissimo questo video, veramente toccante anche, perché sì, ci sono questi temi che sono in realtà proprio parte integrante del territorio, è sempre una questione di identità, poi allora giocare anche su questa identità in maniera tenera, con tenerezza, non con in maniera provocatoria, ma in maniera tenera e anche ironica, significa che riuscite in qualche modo a tenervi in bilico su certi linguaggi. In maniera rispettosa, in maniera anche però nello stesso tempo potente, quindi è molto interessante questo lavoro che avete fatto. È anche interessante l'idea di trasfigurare in maniera femminile quella posa che è proprio la posa dell'energia, la posa dell'aggressione, la posa della corsa, no? È molto interessante anche. Sì, anche insomma, come dicevi tu prima, il modo che abbiamo avuto di raccogliere tutte le interviste, gli incontri, è stato molto eterogeneo perché ci siamo trovati di fronte a persone con questo spirito militare, molto forte. Però non abbiamo voluto assolutamente porci in giudizio critico, abbiamo accolto tutte le voci perché era giusto così. Era giusto sguazzare in quello che c'era, cioè quello che c'è lì è questo, cioè il giovane disperato perché non c'è niente da fare e va al bar tutte le sere, gli fa schifo tutto e c'è il signore che invece non vede l'ora la domenica di andare a vedere l'alzabandiera. E Chiaro. questa cosa di proprio togliersi, no? E dire io metto sul piatto quello che c'è, il discorso violentissimo sulle nutrie iniziale, cioè si apre così con questo che tu dici ma che roba è? Per noi è fondamentale stare un po' al di fuori e cercare poi di incastrare dei momenti performativi, proprio concependo anche questo scambio di voci, di interviste, come un habitat, come un ulteriore paesaggio che si sovrappone a quello delle immagini. Assolutamente. È un progetto corale in qualche modo, nato dalla raccolta di materiali e di testimonianze diverse. E poi anche volontariamente lasciando in mezzo degli scarti, dei momenti di prova, giocando sempre su un confine incerto tra documentario e performance con un minimo di messa in scena, insomma. Assolutamente. Sì, sempre con questo atteggiamento appunto del cosiddetto casual ma molto studiato, no? Nella sovrapposizione delle immagini che avete voi, che poi è potentissimo perché appunto poi ti arriva invece in questa situazione così soft, ti arriva questo pugno nello stomaco che poi quando a un certo punto c'è la fanfara del piave mormorò non passa lo straniero e tu sei praticamente per terra, sei stesa, sei un cadavere. Quindi è potentissima quell'immagine che poi chiude tutto il discorso. Adesso vedrei anche Ecate oggi, che è un altro video che mi è piaciuto moltissimo. Lo faccio subito andare e poi ne parliamo. Va bene. Ciao.
dove ci stanno tipo andiamo, guarda che c'è il signore che sta facendo le foto, le dai fastidio. Attenzione, attenzione, vai adagio. Cosa vai? C'è il signore che fa le foto. Eccoci. Allora, anche qui, cioè, vabbè, questa è la cosa che mi ha affascinato di questo video, chiaramente innanzitutto l'impianto grafico, perché è molto bello e elegante e anche significativo questa collage di immagini che sembrano poi cosa? Gli sguardi, è una sorta di frammentazione dello sguardo della videocamera di sorveglianza, perché ti viene poi dopo un po' l'idea che proprio questa sovrapposizione quasi nonsense di immagini tra loro, in realtà è perché state raccontando i frammenti inconsapevoli delle videocamere di sorveglianza. Come nasce questo video? Sì, lo scorso anno sono stato a Vimercate, che è una piccola città in provincia di Monza, in Brianza, invitato dal MAST, che è un museo legato al territorio, e lì sono riuscito a indagare questa figura su cui da un po' cerchiamo di lavorare con Elisa, Ecate. Una dea, una divinità greca, poi in qualche modo anche romana, che aveva una funzione ambigua, faceva sia da guardiano, in qualche modo da divinità che indica il cammino, ma allo stesso tempo era una divinità che sorvegliava il passaggio. Spesso veniva messa agli incroci, nei trivi, era ritratta con tre facce diverse e aveva questa doppia funzione, appunto, sia di controllore che di guida morale, spirituale, non solo. La metafora che ho messo in piedi è osservando il paesaggio urbano di un po' ormai quasi tutte le grandi città, anche piccole, è che cosa si è trasformata questa divinità oggi. E si è trasformata soprattutto in questo complesso sistema di sorveglianza, di videosorveglianza, dove gli occhi, che una volta erano quelli di una divinità omaggiata dai passanti, adesso sono occhi freddi e digitali che controllano ogni tuo spostamento. E a Vimercate ho cercato di mettere insieme una serie di simboli che tra passato e presente fanno o facevano da guida, sia per far capire a chi stava arrivando a Vimercate che era arrivato a Vimercate. C'è una torre, ad esempio, di una grossa azienda di telecomunicazioni che dalla tangenziale di Milano faceva capire che Vimercate era lì. Poi altri simboli di carattere religioso, e ho cercato di modellare il video con la stessa freddezza, forse, che adesso è tipica delle telecamere di videosorveglianza. Quindi stare lì ad osservare, in qualche modo, come anche mi ha suggerito Elisa, ribaltare un po' l'atteggiamento e sorvegliare le stesse telecamere, no? Esatto. Sì, infatti oltre all'idea di frammentazione, come dicevi tu Francesca prima, per me qua c'è
un'idea di moltiplicazione dello sguardo, di duplicazione, perché siamo noi che possiamo osservare finalmente i nostri controllori, cioè le telecamere di videosorveglianza che diventano protagoniste della situazione. Comunque questo è un lavoro di Salvatore, io non sono autrice di questo video. E volevo dire un'altra cosa. Ah, e poi l'altra cosa che, non so, la contraddizione che emerge sia qui, sia a San Donà di Piave, di questi piccoli centri del nord che sono pieni di sistemi molto all'avanguardia di videosorveglianza, dove poi di fatto non c'è nulla da sorvegliare perché non accade niente. Infatti quella piazza con la signora e il ragazzino per me è un'immagine molto, molto forte, molto chiara di questo. Sì, io in questo caso ho intervistato anche il comandante della polizia locale per farmi spiegare che tipo di sistema ci sia adesso nella città. Anche lui comunque mi ha detto che più è un monito, no? Comunque è qualcosa che sta lì da deterrente nel caso in cui qualcuno avesse voglia di trasgredire la legge, no? Ma in realtà la situazione è abbastanza tranquilla. Certo, no, questa cosa è molto interessante quella che mi dite, perché in effetti loro non ci pensano, ma spesso è così, cioè proprio i centri, i luoghi, quei quartieri più tranquilli, dove c'è meno veramente, più periferici, sono pieni di questi sistemi. Forse è un fatto proprio anche antropologico, culturale, cioè perché in realtà hanno una funzione veramente accessoria, cioè sono veramente più dei deterrenti, come dici tu. Però è molto interessante questo binomio, no? Questa presenza massiccia proprio nei luoghi dove in realtà ne servirebbe di meno, è molto, molto interessante. E specialmente appunto c'è un tipo di atteggiamento proprio della videocamera di sorveglianza, di chi mette videocamere, chi in qualche modo si circonda di videocamere di sorveglianza, è un fatto molto, molto interessante che appartiene a un tipo di cultura, proprio dei piccoli centri. Senti, adesso noi vediamo invece un altro video che invece è Vacuum. Volete anticiparci un po' questo video? Sì, è un lavoro di un po' di anni fa che abbiamo fatto in Calabria durante una residenza ai box di Cosenza. E vabbè, dico solo questa cosa, anche qui è un po' un lavoro inciampo, lavoro residuo, perché eravamo lì per fare un'altra cosa. Ma come spesso ci accade, poi insomma viene fuori altro. Dico solo questo. Assolutamente, vediamo il video. Thank you.
Ah, questo è quasi un saggio proprio della relazione tra il corpo e lo spazio, in particolar modo proprio della danza e dell'architettura, perché tu danzi non solo con lo spazio, ma danzi anche con i raggi di luce sul pavimento e anche con addirittura gli odori, perché nel momento in cui ti hai inquadrato quel grumo di polvere, io ho sentito l'odore del luogo, di metallo, di polvere, di muffa, ho sentito quell'odore lì, è incredibile questa cosa qui. Quindi sono luoghi che noi conosciamo e tu ci fai ritornare in quei luoghi col tuo corpo. Sì, assolutamente c'è un dialogo materico, direi, con quell'altro corpo che è quell'immenso edificio industriale abbandonato che noi abbiamo trovato così per caso e siamo rimasti proprio stupiti da questa immensità. E sì, in quel caso appunto il lavoro è stato quello di stare il più possibile in ascolto di quell'assenza in realtà pregna di ex presenze. E sono proprio come dei piccoli scatti, no? Alcune cose sono come un po' di allenamento, non c'è anche lì niente di che a livello di movimento. Proprio come quando cammini in un posto abbandonato, a un certo punto trovi, che ne so, una carta con una mezza scritta, la prendi, e allora lì c'è parte un minimo di narrazione che poi si interrompe perché c'è altro, perché cammini. È un po' quello il senso di un continuo vagare, tentare di stare in ascolto, un ascolto energetico di quello che c'è. A me interessa molto sapere come vi organizzate, nel senso come organizzate la coreografia e le riprese della coreografia e lo spazio. Fate delle prove prima, fate una scaletta, fate un movie board, improvvisate completamente e poi costruite tutto al montaggio. Proprio qual è il vostro processo? Allora, di solito sì, l'incontro con lo spazio è casuale, cioè casuale. Oddio, ormai le nostre camminate, le nostre derive sono abbastanza, hanno un metodo che non ha metodo, però cioè, è un dato di fatto che noi camminiamo, andiamo in giro. Si incontra il luogo, si fanno delle piccole improvvisazioni a caso, poi si riguarda il materiale e si capisce magari meglio, si struttura magari meglio la posizione, i punti che ci interessano e poi si torna, si ritorna e di solito più o meno si procede così. Se vuoi parlare un po' di più del montaggio, tu. Sì, partiamo sicuramente da una raccolta di materiali che alcune volte sono materiali unici perché ci capita di essere in quel luogo solo una volta, no? E difficilmente riuscire a tornarci. Quindi in quel caso io mi affido molto ad Elisa nel dire mettiti tu in relazione con questo spazio, io documento e testimoniamo quello che succede. Altre volte abbiamo la possibilità invece di rivedere e tornare a fare qualcosa magari di più adeguato al luogo e all'idea che Sì. nasce, ma quasi, quasi sempre successivamente all'incontro con il luogo, almeno nei lavori che facciamo legati agli spazi esterni, spazi urbani o extraurbani. Spesso il luogo che poi ci dice in qualche modo cosa farne del materiale che abbiamo raccolto? Assolutamente. Sì, dipende Assolutamente. poi dalle situazioni, dal tipo di possibilità e di sostegni che ci sono dietro. Chiaro. È Più chiaro anche stai, questo. più osservi, più assorbi e più è chiara la relazione che poi emerge, che nemmeno sei tu a decidere poi, perché è proprio una questione di crescita tra il tuo sguardo e quello che ti rimanda l'edificio, il paesaggio. Voi mi state parlando di questo diario visivo che stavate raccogliendo, che avete raccolto durante la pandemia. Ci raccontate un po' questo progetto? È nato così spontaneamente o l'avete proprio in qualche modo pensato? Vi siete messi lì a domandarvi cosa avreste potuto fare in quell'occasione? No, è nato proprio così spontaneamente, osservando la giornata, i cambiamenti di luce, e quindi c'era questo raggio di luce che entrava alle 4:30 del pomeriggio e abbiamo fatto un po' di riprese tutti i giorni in quel punto. E quello. E poi ce n'è stato un altro di lavoro che abbiamo fatto nell'angolo, però non Sì, mi diciamo che ricordo. abbiamo sfruttato un po' casualmente, per destino, lo scorso anno, a gennaio, abbiamo cambiato casa. Quindi i mesi di lockdown ci hanno permesso di esplorare al meglio questa nuova casa. Quindi l'abbiamo conosciuta e l'abbiamo sfruttata come set naturale
per fare degli esperimenti, sì, che di cui ancora sì, non abbiamo montato tutto. Poi ci farete vedere, magari in un'altra occasione ci farete vedere qualcosa di questo lavoro. Mi interessa moltissimo, quindi è come se il mondo si fosse più o meno concentrato, no, e racchiuso all'interno dello spazio nel quale vivete. Sì, per almeno due o tre mesi. È chiaro che quello che è successo a tutti noi, però poi interpretarlo artisticamente è un altro paio di maniche, chiaramente. Siamo molto curiosi di vedere questa cosa, magari poi lo faremo un'altra puntata, no? Per parlare di quest'altro lavoro. E siamo arrivati a 48 minuti, quindi praticamente abbiamo già sforato di 3 minuti del nostro programma. Io vi ringrazio tantissimo, è stato un incontro interessantissimo. E mando la sigla. E grazie mille. Grazie mille. Ciao. Salvatore. Ciao, grazie. Grazie, Francesca.